Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Io sono Gianni Ciullo e in questo video vi voglio fare vedere la stampante Artillery Sidewinder X1. Questa stampantina ha fatto veramente un enorme successo per le sue performance. È una stampante che va molto bene per stampare il PLA e io ho notato che stampa bene anche i materiali quelli flessibili come il TPU e il TPE. Questo grazie al suo estrusore con motore direct drive e il suo gelo Vulcano, che ha la particolarità di essere montato con l'hotend in posizione verticale e il nozzle stesso è molto più lungo rispetto al nozzle di una macchina normale, tipo vedi quello di Prusa, il nozzle è piccolissimo, invece questo qua ha un nozzle che è lungo circa 20 mm o 25, non so bene la misura. Ci sono però alcuni difetti che affliggono questa stampante. Il primo è questo. Non so quanto si possa vedere dal video, ma c'è un gioco sull'asse Z e questo a me dà molto fastidio perché quando è in fase di stampa e la stampa è impostata con uno Z-hop, con una funzione particolare che consente di alzare l'estrusore ogni qualvolta si sposta da una parte all'altra, succede che questo gioco può creare uno strato di spazio tra un layer e l'altro. Per risolvere questo problema io monterò questi dadi antigioco direttamente sulle aste dell'asse Z e vi faccio vedere come si smonta. Successivamente andiamo ad aggiornare il firmware del display e il firmware della scheda madre, che sono due componenti che possono lavorare separatamente, ovvero il display è un componente a parte rispetto alla motherboard della stampante ed infatti hanno due firmware diversi, uno dedicato solamente al display e uno dedicato solamente alla motherboard. Ovviamente si può aggiornare solamente il firmware del display, non ha molto senso fare questa cosa perché alcune funzioni particolari, se il firmware della motherboard principale della stampante non è stato aggiornato, non funzioneranno. Quindi una volta che si fa il lavoro conviene aggiornarli tutti e due. Un altro aggiornamento che ho fatto sulla mia stampante è questo supporto laterale che consente di tenere il flat cable dritto rispetto al suo connettore. L'altro aggiornamento che ho fatto è qui di lato, ovvero questa piccola cover che ha questa levetta. Questa aletta consente di tenere dritto il flat cable di modo che non possa, con le sollecitazioni dei movimenti dell'asse Z, poter rovinare il connettore o addirittura il flat cable sul connettore. A livello meccanico non ci sono altri upgrade che ho fatto su questa stampante perché inizialmente avevo montato un convogliatore d'aria per la ventola che c'è nel lato anteriore. Però con il convogliatore d'aria e anche il case avevo cambiato, purtroppo il gruppo in movimento aumenta di peso e con l'aumentare di peso la stampa diventa meno precisa. Quindi il pro di avere il motore direct drive direttamente sull'estrusore è il fatto che noi riusciamo a stampare quei materiali che sono un po' più difficili da stampare come i materiali flessibili. Abbiamo meno componenti che possono rendere difficoltoso il passaggio del materiale. Infatti la maggior parte delle stampante non hanno il motore direct drive sull'estrusore ma hanno il motore di lato con il Bowden che va direttamente sull'estrusore. È un modo indiretto per far arrivare materiale sul nostro nozzle perché la pressione dipende tutta dalla forza del motore che è attaccato all'esterno e dal tipo di tubicino che stiamo utilizzando per far passare il materiale. Invece avendo il motore direct drive direttamente sull'estrusore abbiamo meno componenti che possono fare attrito e quindi è molto più facile stampare quei materiali che sono un po' più particolari. Adesso facciamo una cosa molto facile: dobbiamo caricare il firmware sul display. Per fare questo dobbiamo scaricare il pacchetto che trovate in descrizione e utilizziamo una micro SD, io sto utilizzando questa qua da 64 GB della Samsung, però vi sconsiglio di utilizzare dei tagli così grossi perché potreste avere dei problemi di compatibilità con il display.
La procedura è abbastanza facile, basta scompattare la file artillery TFT FV 1.27, entrate dentro la cartella e poi entrate dentro la cartella language pack. Selezionate la vostra lingua, language underscore IT, e la copiate nella root principale della cartella. Dopodiché aprite il file config. Andando in basso sui settings dell'interfaccia grafica trovate una riga dove c'è scritto language 2.0. Sostituite il 0 con l'1 perché se lasciate lo 0 la lingua principale sarà quella inglese, se invece inserite 1 si prenderà la lingua secondaria e sarà il file che inserirete nella root principale. Inserite tutti questi file nella root principale della microSD e inserite la microSD nella stampante. Inserite la microSD nello slot della stampante e se fatto tutto nel modo corretto, quando accenderete la stampante partirà in automatico il flash del firmware del display. Ci impiegherà diversi minuti, al termine avrete il display aggiornato. Per effettuare il flash del firmware della scheda madre, invece, bisogna aprire il coperchio inferiore della stampante e scollegare il display dalla motherboard. Questo procedimento si deve fare perché il display con la motherboard comunica via seriale, allo stesso modo di come il computer comunica con la motherboard. Quindi, quando si aggiornerà il firmware, se c'è il display collegato, possiamo andare incontro a dei problemi. In ogni caso, rimuovendo la cover posteriore, si va ad invalidare la garanzia. Quindi, se non volete invalidare la garanzia, ragazzi, non aprite la cover posteriore. In ogni caso, una volta sganciato il display dalla motherboard, bisogna utilizzare un software per caricare il firmware sulla nostra scheda madre. Io ho utilizzato Prusa Slicer, ovviamente vi lascio il link in descrizione. È molto semplice da utilizzare, basta aprire il programma, andare su configurazione e fare clic su installa firmware stampante. Una volta che si fa clic su installazione firmware stampante si sceglie il firmware, che è il file .hx che trovate sempre nel file che avete scaricato in precedenza, e ci sarà questo file che si chiama firmware.hex. Dopodiché si va a scegliere la porta seriale, mi raccomando staccate tutte le vostre periferiche e lasciate solamente attiva quella della stampante. Una volta selezionata la porta corretta potete fare clic su flash. Bastano veramente pochi secondi e il firmware della nostra motherboard è aggiornato. Adesso però procediamo con smontare l'SZ perché voglio sostituire questi componenti. Quindi adesso smontiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 viti. In questo modo possiamo tirar fuori i motori ed escono così. Bisogna prestare attenzione anche a svitare questo componente che è il sensore dell'SZ. In ogni caso adesso siamo pronti per rimuovere questi supporti. Una volta che abbiamo rimosso tutti e due i supporti, ci troviamo con il nostro SZ in queste condizioni. Dobbiamo mettere i nostri... Possiamo mettere adesso i nostri dadi antigioco. Per mettere questi dadi antigioco, si mettono in questa posizione qua, così. E bisogna avvitarlo con dado e bullone. Non possiamo utilizzare le sue viti originali, perché le sue viti originali hanno la filettatura per plastica, quindi non vanno bene. Ok, magari dal lato inferiore non è molto bello da vedere, però va messa in questa posizione qua, vedete? La flangia deve rimanere dalla parte di sotto perché è il punto in cui c'è più peso. Siccome la sporgenza di queste viti mi urta proprio il sistema nervoso, le vado a tagliare con il Dremel. Mi raccomando, ragazzi.
sempre i dispositivi di protezione. Va bene? Ok. Ok, adesso che non ci sono più quelle viti sporgenti, mi sento molto meglio. E quindi possiamo passare al montaggio. Prima di passare al montaggio, però, queste astine le avevo lubrificate con del grasso al silicone. È sbagliato, si possono lubrificare sì, ma con la grafite. La grafite la possiamo trovare nella matita. Quindi adesso la cosa essenziale è che devo pulire le aste. Per pulire le aste ho preparato un panno con della trielina. Quindi preparo il panno in questo modo. Apro la trielina, è molto pericolosa questa. Adesso che i supporti sono puliti, si può montare il tutto. Per prima cosa dobbiamo montare questi, quindi vanno messo prima il dado e poi la molla sopra, così. Una volta che siamo riusciti a mettere i nostri dadi antigioco, succede che ci ritroviamo in questa condizione qua, che da una parte abbiamo il filetto che esce di 10 mm e dall'altra parte che invece è a filo con la flange. Quindi li dobbiamo allineare. Per allinearli è molto semplice, basta ruotare questa e svitare una e due viti e ruotiamo l'asta fino a che non ci troviamo in una posizione di parità. Quando ci troviamo tutti e due gli assi sulla stessa altezza, allora siamo sicuri di aver fatto il buon lavoro. Ok, adesso non c'è più gioco e possiamo montare tutto il resto. Questa è la differenza tra il prima e il dopo che c'è dopo aver fatto l'upgrade con la modifica dei dadi antigioco. Qui potete vedere il gioco che c'era prima e questo invece è il gioco attuale. Cioè da tutte e due le parti la componente che forma l'asse Z non si muove di un millimetro. Ovviamente una cosa che prima potevo fare era alzare il piano e abbassarlo a mano forzandolo, invece adesso con questi dadi antigioco non si può fare perché la macchina si deve a forza muovere attraverso il suo meccanismo. Accendiamo adesso la stampante. Questa sarà la nuova interfaccia grafica del display con il firmware modificato. Nella schermata principale abbiamo la temperatura dell'hotend, la temperatura del piano d'adesione, la percentuale di rotazione delle ventole, la percentuale del flusso dell'estrusore. Andando sul menu possiamo accedere ai vari sottomenu. Sul primo possiamo andare a preriscaldare il piano di adesione e l'hotend in base ai materiali che scegliamo di stampare, tipo come PLA, PETG, ABS, Wood, TPU, Nylon. Possiamo scegliere se riscaldare solamente l'hotend oppure solamente il piano oppure entrambi cliccando qua. Quindi adesso solo piano, adesso solo hotend e adesso entrambi. Oppure possiamo scegliere di riscaldare l'hotend oppure il piano in base ad una temperatura che scegliamo noi. Possiamo anche scegliere la velocità di rotazione della ventola anteriore e possiamo scegliere se disabilitare tutti i riscaldamenti e raffreddare sia il piano di stampa che l'hotend. Sul movimento possiamo spostare il nostro gruppo estrusore
se andiamo su home si sposterà l'estrusore in base all'asse che gli diamo. Se clicchiamo su home tutti e tre gli assi si posizioneranno sul punto 0, mentre selezionandoli uno alla volta ogni asse andrà in posizione home in modo separato. Possiamo scegliere se spostare il nostro estrusore di 0,1 mm oppure da 1 mm oppure 10 mm oppure 100 mm. Possiamo anche estrudere del materiale selezionando anche la velocità di estrusione, quindi possiamo scegliere se estrudere veloce, normale o lento. Possiamo scegliere la temperatura a quanto estrudere e i millimetri da estrudere. Possiamo disabilitare i motori, calibrare il baby step è la distanza che c'è tra il flagello e il piano di adesione, e possiamo selezionare calibra. Una volta andato nel menu di calibrazione possiamo selezionare la distanza del punto zero di regolazione della distanza tra il nozzle e il piano di adesione. Nel mio caso io ho inserito 1, quindi quando farò la regolazione del piano di adesione si posizionerà ad 1 mm di distanza nei punti esterni del piano di adesione. A 0 invece si selezionerà a 0. Io inserisco 1 e do l'ok. Per fare la taratura del piano è molto semplice. Cominciamo dal punto 1 e interponiamo un foglio tra nozzle e il piano. Siamo sicuri di aver tarato bene l'altezza del piano di adesione quando il foglio tra il nozzle e il piano adesione avrà difficoltà di trascinamento. Deve avere lo stesso trascinamento su tutti e quattro i punti. E il punto più importante è il punto numero 5, che sarebbe il punto che sta al centro. Quindi quando il foglio ha questo tipo di resistenza, la calibrazione è corretta e deve avere questo tipo di resistenza su tutti e cinque i punti. Per chi invece utilizza il firmware con il BL Touch, che è un componente che sta di lato e si misura in automatico l'altezza del piano, la procedura di calibrazione è diversa, ma magari la vedremo in futuro se acquisterò il BL Touch, oppure ci sta un'altra modifica ancora: invece di utilizzare il BL Touch possiamo utilizzare direttamente il sensore di fine corsa dell'asse Z andando a inserire qui sopra. Insomma, ci sono vari modi per calibrare l'altezza del piano. Io attualmente utilizzo quella standard. Tornando al display possiamo andare indietro, possiamo scaricare il materiale o caricarlo nel caso in cui dobbiamo cambiare bobina, oppure possiamo fare clic sul pulsante in emergenza in modo che la stampante annullerà tutte le sue azioni. Possiamo impartire dei comandi direttamente su console oppure impostare delle macro, e andando sul menu opzioni possiamo calibrare lo schermo ruotandolo, calibrando i punti di touch, cambiando la lingua, ma la lingua si cambia direttamente con il file di configurazione che metteremo nella micro SD. Qui invece possiamo modificare alcuni comportamenti del display, come anche il segnale acustico. Possiamo personalizzare il segnale acustico al tocco, alle notifiche, ai pop-up oppure alle notifiche di temperatura. Io ce l'ho tutti attivi. Possiamo utilizzare anche la Marilyn mode, quindi qua ci fa settare la modalità del Marilyn, il colore dello sfondo, il colore del font e via dicendo. Possiamo modificare le impostazioni della stampante, quindi modificando l'impostazione della EEPROM oppure modificando i parametri dello step per millimetro che vedremo in un altro video. Possiamo fare dei test del LED che abbiamo sul nostro gruppo estrusore, salvare le configurazioni sulla EEPROM e fare le regolazioni del PID, step per millimetro e l'H offset. Nel menu precedente su configura possiamo selezionare tutti quei parametri che possono essere modificati sulla nostra stampante, come l'emulazione dell'M600, M109 e M190, che sono tutti dei codici che potete trovare su Google per capire la funzione. Nel menu info vedete la versione corrente del sistema, il tipo di board utilizzato e il tipo di firmware installato, e nel tab connessioni potete abilitare e disabilitare le porte di comunicazione. Come primo step dobbiamo andare su menu e fare clic su opzioni. Selezioniamo stampante e facciamo clic su regola. Qui possiamo regolare il PID, gli step millimetro estrusore e l'H offset.
Iniziamo col PID. Il PID è una regolazione di temperatura. Infatti, selezionando qui la nostra temperatura comune, io ad esempio stampo con una temperatura di 190 gradi centigradi, perché stampo un PLA, e stampando il PLA con questo tipo di estrusore, perché abbiamo degli ugelli molto più lunghi rispetto allo standard, io metto una temperatura molto inferiore a quella consigliata. Quindi seleziono una temperatura di riferimento, ad esempio 195 gradi può essere la mia temperatura di riferimento, e vado a selezionare anche la temperatura del piano. Io tipicamente stampo con una temperatura di 60 gradi sul piano. Ritorno sulla temperatura dell'estrusore e faccio clic su inizia. Adesso partirà l'autoregolazione del PID. Può richiedere diversi minuti, continuare, e facciamo clic su conferma. Adesso farà l'autoregolazione del PID e ci dirà di non toccare lo schermo fino al completamento. Passeranno diversi minuti e qui in alto a destra possiamo vedere le temperature di riferimento sia dell'estrusore che del piano. A sinistra quelle dell'estrusore e a destra quelle del piano. Durante questa oscillazione di temperatura la stampante manda in riscaldamento l'estrusore e poi lo spegne. E vede quanto tempo ci impiega a trattenere la temperatura, e si fa questa regolazione del PID. Dopo che finisce di fare la regolazione della temperatura dell'estrusore, inizia con quella del piano. Ed infatti vediamo che adesso l'estrusore lo ha spento perché sta scendendo di temperatura, mentre il piano sta salendo. E quindi adesso è partita la taratura del PID del piano. Ok, adesso il processo di autoregolazione del PID è stato completato e ci chiede se vuole che salviamo l'impostazione nella EEPROM. Noi diamo conferma e qui in alto appariranno le notifiche, quindi settings stored. Clicchiamo per uscire e poi facciamo clic su indietro. Facciamo un'altra volta clic su indietro, andiamo su EEPROM e facciamo clic su salva. Ho salvato due volte i settings sull'EEPROM perché ho visto che in alcune situazioni, dopo aver fatto l'autoregolazione del PID, i settaggi non venivano salvati sull'EEPROM. Non so se è un bug di sistema, comunque io preferisco sempre salvare due volte per non perdere i progressi di autoregolazione che abbiamo fatto. Faccio clic su dietro. Vado di nuovo su regola e adesso regoliamo i step millimetro estrusore. Adesso dobbiamo selezionare la nostra temperatura di riferimento. Io metterò 195 gradi. Adesso aspettiamo che il nostro estrusore arrivi in temperatura e il macchinario ci avvertirà con un segnale acustico. Una volta che la macchina è in temperatura, ci servirà un pezzo di scotch, un nastro di carta e un calibro, e dobbiamo regolarlo a 120 mm. Abbiamo il nostro calibro settato a 120 mm. Dobbiamo fare un segno sul filamento ad un'altezza di 120 mm. Quindi io vedo che i miei 120 mm sono qua e adesso metto il segno. Rimettiamo l'estrusore nella sua posizione iniziale e torniamo sul display. Adesso possiamo fare clic su estrudi 100 mm. Cioè per te lui stesso ci dice fai un segno a 120 mm sul filamento e premi estrudi. Quando sei pronto misura la lunghezza mancante dopo l'estrusione e fai clic su estrudi. Ora, io questa regolazione l'avevo già fatta, infatti qua da me sono stati settati 440,26 step e adesso rifacciamo il controllo per vedere se è tutto corretto. In sostanza dobbiamo aspettare che questo segno alla fine dell'estrusione deve stare ad una distanza di 20 mm. Ok, attualmente ha finito, quindi adesso vado a misurare con il calibro quanto ci è rimasto. A vedere, e sono 17 mm e 43, quindi questo significa che lui sta estrudendo di più
di quello che stiamo facendo. Quindi dobbiamo modificare di nuovo questo valore. Ho rimisurato per bene e ho trovato 17,62 mm. Quindi vado a mettere 17,62 mm e faccio clic su salva. Confermo le impostazioni, vado indietro e rieseguo di nuovo la procedura. Ok, sono riuscito ad avere la regolazione step per millimetro dell'estrusore e alla fine sono arrivato ad avere un valore di 432,24 step per millimetro per l'estrusore e avrò fatto se no 8-9 estrusioni, quindi dopo 9 tentativi sono riuscito a trovare lo step per millimetro. Non è molto semplice e bisogna essere fortunati a trovare subito il valore ideale dello step per millimetro. E in ogni caso questa qua è solo una delle quattro regolazioni dello step per millimetro, perché adesso dobbiamo regolare lo step per millimetro dell'asse X, lo step per millimetro dell'asse Y e lo step per millimetro dell'asse Z. Per fare questo però dobbiamo prima preparare un cubo, che è un cubo di regolazione tipicamente di 2 cm, e questo ci consente, misurando lato per lato, di capire se gli step per millimetro dei nostri assi sono corretti o meno. Prima però di fare qualsiasi tipo di stampa va regolato il flusso, perché noi abbiamo regolato lo step per millimetro dell'estrusore, quindi se dal G-code gli diciamo stampa 10 mm di materiale, la nostra stampante deve stampare 10 mm di materiale, però dal nostro slicer dobbiamo decidere qual è il flusso di stampa. Mi aspetto che con un flusso del 100%, una volta fatta la taratura, con un ugello da 1 mm, la linea che verrà tracciata sul nostro piano sia larga 1 mm. Se così non fosse, bisogna regolare il flusso con una regola matematica. Però intanto prepariamo il materiale da stampare, stampiamo e regoliamo il flusso e vi faccio vedere come si fa. Adesso andiamo su Fusion 360, disegniamo un cubo da 20 mm e lo portiamo sul nostro slicer. Modifichiamo alcune impostazioni in modo che ci faccia una linea da 1 mm e in questo modo vediamo di riuscire a calcolare il nostro flusso. Quindi qui molto semplice, abbiamo un nuovo schizzo, facciamo un quadrato di 20 mm, lo estrudiamo di 20 mm e salviamo il nostro oggetto come mesh. Gli diamo il nome un cubo di 20 mm e poi portiamo il seguente oggetto su cura. Una volta che apriamo l'oggetto su cura, molto semplice, dobbiamo personalizzare la larghezza della linea, quindi dobbiamo portare questo valore a 1 mm e poi lo spessore delle pareti lo dobbiamo portare anch'esso a 1 mm. Non ci sono altre importanti impostazioni, io ho modificato lo strato superiore 1 mm, lo strato inferiore 1 mm. La densità di riempimento è importante, va inserita allo 0%. Io come temperatura utilizzo 195 gradi perché comunque ho un nozzle di tipo vulcano ed è molto più lungo rispetto a quello delle stampanti normali. La velocità di stampa 60 mm al secondo, ho abilitato la retrazione anche al cambio di stato, quindi ho settato 5 mm perché ho un nozzle da 1 mm, nel caso dei nozzle da 0,4 la retrazione è da 2 mm, per il nozzle da 0,8 la retrazione va dai 3,5 ai 4 mm, per il nozzle da 1 mm va da 5 mm in su. La velocità di retrazione è 25, quello è uno standard, la modalità combing l'ho inserita su tutto e ho abilitato lo Z-Hop durante la retrazione. Lo Z-Hop non serve nient'altro che quando lui fa la retrazione, quindi quando spinge il materiale dietro, lui alza anche l'ugello. Dopodiché ho abilitato il raffreddamento di stampa con una velocità iniziale della ventola al 25%. In alcuni casi questa ventolina è meglio metterla allo 0% sullo strato iniziale, perché inserendo la ventola allo 0% il materiale sarà molto più fluido e quindi aderisce meglio sul piano di adesione.
In basso non ho utilizzato il supporto perché non ce n'è bisogno, e il tipo di adesione ho messo nessuno perché in questo caso qua è solamente un piccolo cubettino, quindi non c'è bisogno di inserire nessun tipo di adesione. Facciamo l'anteprima di stampa e vediamo che il nostro oggetto verrà stampato in questo modo. Quindi con la nostra paratina da un millimetro, salviamo il nostro file e andiamo sulla stampante. Non c'è bisogno di ultimare il pezzo, quindi adesso lo possiamo stoppare. Aspettiamo che si raffredda il piano di stampa, così si può staccare facilmente, e poi con il calibro misuriamo quant'è la linea che è stata tracciata. Questo è l'oggetto che abbiamo appena stampato. Adesso, sempre con l'aiuto del calibro, vediamo quanto è larga la nostra parete. E abbiamo che è un millimetro esatto. Quindi siccome abbiamo dal nostro slicer selezionato una linea line width di un millimetro ed effettivamente ha stampato un millimetro di line width, possiamo dire che lo step per millimetro dell'estrusore è tarato alla perfezione. Voglio farvi vedere, solamente facendo queste due piccole modifiche alla stampante, solo aver tarato lo step per millimetro dell'estrusore, quindi aver corretto il flusso anche di estrusione della stampante e aver montato i dadi antigioco, come è modificata la stampa solamente con questi due accorgimenti. Questo è un dado che si stampa per fare la regolazione dell'asse X, Y e Z. Come potete vedere è tutto storto ed è pure stampato male, perché dalla parte di dietro guardate com'è uscito. Questo è sintomo di temperatura sbagliata, quindi una regolazione del PID fatta male, una regolazione dell'asse Z fatta male e anche il flusso di stampa fatto male. Questo invece è lo stesso dado con la regolazione del PID correttamente effettuata. Ovviamente per i più esperti capiranno che il mio materiale ha un pochettino di problemi di umidità. Infatti sono usciti questi piccoli puntini e ci sono ancora dei difetti sull'asse Z da correggere. Però ad aver fatto solamente questi due piccoli upgrade, arrivare a questo risultato è già accettabile. Ovviamente adesso abbiamo fatto solamente la regolazione del flusso di stampa, quindi lo step per millimetro dell'estrusore, e abbiamo montato i dadi anti-gioco sull'asse Z. Poi vedremo quale sarà la stampa dell'oggetto finale e vi farò vedere la comparativa tra il primo oggetto che ho stampato, quindi quello che è uscito veramente male, e i vari altri cubi che ho stampato facendo un upgrade alla volta. E vi faccio vedere qual è la differenza tra il valore iniziale e il valore finale. Capite bene quindi che, ragazzi, non è valido il discorso che fanno molti. Questa serie io la sto facendo specialmente per quelle persone che pensano che acquistano la stampante senza avere alcun tipo di competenze né di disegno né di configurazione slicer eccetera eccetera. Si compra una stampante, vanno su Thingiverse, GrabCAD, quello che è, si scaricano il progettino, lo stampano e pensano di aver fatto la cosa giusta. Non è così, ragazzi, perché la stampante, come state vedendo, ha bisogno di un sacco di regolazioni, ogni asse ha la sua regolazione. Se c'è una cosa, un corpo in movimento sulla stampante, necessita di regolazione. L'estrusore ha bisogno della sua regolazione, le ventole hanno bisogno della regolazione, l'asse Z ha bisogno della regolazione, l'asse X, l'asse Y e via dicendo, hanno bisogno della regolazione, come anche il piano e anche il nozzle. Quindi al momento abbiamo la stampante con l'installazione del firmware custom, con anche il firmware del display custom, la regolazione del flusso step per millimetro dell'estrusore e un piccolo upgrade meccanico con i dadi anti-gioco montati sull'asse Z. A livello meccanico non ci sono altri upgrade da fare, anche perché per i corpi in movimento non ci sono tanti upgrade, quindi diciamo l'unico upgrade significativo è proprio quello dell'asse Z, che originariamente monta questi tipi di dadi, ovvero questi, che hanno il dado che è flottante su questo, diciamo, case in plastica. Questo è il suo dado originale e ha questo componente in plastica che va a tenerlo fissato con questa flangettina e
si monta così e fa in modo che il perno che ci sta dentro ruotando faccia salire e scendere l'asse Z. Però questo ha un piccolo gioco che comporta una stampa incerta sull'asse Z ed in più quando avvengono gli spostamenti, specialmente se si utilizza la funzione dello Z-Hop, avremo una stampante veramente rumorosa. Con il piccolo upgrade dei dadi anti-gioco, non solo abbiamo un asse Z molto più preciso, ma abbiamo che la stampante fa molto 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 meno rumore. Che già di per sé è una stampante che non fa rumore, è molto silenziosa rispetto ad altre stampanti, ma montando questo piccolo upgrade comunque migliora di parecchio. Manca l'appello, la calibrazione dello step per millimetro dell'asse X, Y e Z, al quale dedicherò un altro video. Intanto se ti è piaciuto metti un like, lascia un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao!